Vi sentite l'anti-Leopolda in questa giornata in cui ci sono i due eventi contrapposti? No, no. Bah. La Leopolda è un momento di celebrazione del governo, delle attività di governo, diciamo è una kermesse propagandistica con molti meno giovani che in passato, leggo dai giornali, ed è un momento in qualche modo funestato dalle parole di Roberto Saviano, a cui non si può rispondere con la campagna di linciaggio che i renziani della seconda schiera hanno messo in campo. Roberto Saviano pone un problema molto serio, che è quello del conflitto di interessi all'interno del governo. Ma io aggiungo un altro problema. A 8 anni dall'inizio della crisi, i governi che si sono succeduti in Italia, cosa hanno fatto per mettere i risparmiatori al riparo? Che cosa? Lì c'è, insomma, mi pare un esercizio di comunicazione dove la comunicazione sovrasta la sostanza, mi pare. Noi vorremmo parlare di merito, lo stiamo facendo. Il Partito Democratico non è più di sinistra. Il Partito Democratico ha rinunciato ai valori fondativi. Sono stato uno dei 50 fondatori del Partito Democratico, credo di poterlo dire con qualche cognizione di causa. E poi penso che un partito che è parte maggioritaria di un governo, che vara il Job Act, che dentro la legge di stabilità mette ipotesi che porteranno alla frantumazione, al superamento dei contratti nazionali, non può definirsi di sinistra. La Leopolda è diventata il modello dell'Italia che vince, solo che è l'Italia che vince a scapito dell'Italia che non ce la fa, è l'Italia che vince dentro un meccanismo nel quale non esiste l'idea di una redistribuzione radicale delle ricchezze, di un'idea degli investimenti pubblici che mettono tutti nelle condizioni di farcela e di crescere. Il mezzogiorno è cancellato, sono stati drammaticamente tagliati gli investimenti, si è pensato di poter risolvere il problema solo con i fondi europei, il famoso master plan annunciato in risposta ai dati dello Svimez, drammatici ancora una volta dello Svimez, è una gigantesca bufala, un grande imbroglio, sono solo un elenco di risorse già stanziate, già previste, non c'è niente di più. Il Sud è la cavia da laboratorio nell'ultimo ventennio per politiche di progressivo smantellamento del welfare. Però voi vi proponete come alternativa al Partito Democratico, poi sulle amministrative fate un appello all'unità, si rischia di fare un po' di confusione. Ma io credo che bisogna essere alternativi al renzismo, che è un veleno iniettato nella politica italiana, perché non fa più differenza tra destra e sinistra, e perché immagina di contenere all'interno del grande partito della nazione tutto il contrario di tutto, da Verdini a Gianni Cuperlo. Io credo che ad esempio a Milano, sinistra italiana, SEL, insomma le forze che si presenteranno alle elezioni non dovrebbero partecipare alle primarie. Le primarie di Milano hanno un candidato rispettabile, ma che è l'espressione vivente dell'idea del nuovo partito della nazione, si chiama Giuseppe Sala. Io credo che sia sempre giusto cercare di fare alleanze per qualunque partito, nessuno può pensare di essere autosufficiente, ma le alleanze si fanno sulla base dei programmi e della credibilità dei candidati. Sosterremo De Magistris, siamo stati con lui, abbiamo apprezzato gli elementi di cambiamento, soprattutto negli ultimissimi anni, che fanno di Napoli oggi una città che sta provando a rimettersi in piedi. Napoli prima di De Magistris era una città assediata dalla monnezza. E li ringrazio del sostegno, perché SEL in giunta sta facendo un lavoro straordinario con l'assessore Borrillo, quindi c'è un bel rapporto che sta crescendo, ma soprattutto sta crescendo quella connessione sentimentale con la città, che è un elemento fondante e strutturante per la riscossa di una sinistra diversa. A Napoli, con il Partito Democratico, inteso come partito, non c'è possibilità di alcun tipo di accordo e di interlocuzione da un punto di vista strategico. Invece con il popolo del Partito Democratico, con tanti anche militanti del Partito Democratico, c'è un dialogo e si può creare anche un rapporto interessante.